Abbiamo parlato di orgoglio, di vanità, abbiamo parlato di adulazione, abbiamo detto che l'orgoglioso, se non riconosce di essere tale, di aver bisogno di riconoscersi creatura e quindi di riconoscere Dio come l'unico Signore, e rischia di diventare, di essere come Lucifero, che non ha voluto più adorare Dio, ma voleva che gli altri adorassero se stesso. Allora, torna qui un interrogativo che ci siamo posti sin dalla prima, dal primo incontro su questo percorso spirituale. Dall'orgoglio si può uscire? Certamente. L'orgoglio è qualcosa che può essere sconfitto. Qual è questa luce che ci aiuta a uscire dalle tenebre? È una parola che già abbiamo detto in precedenza e che è poi un grande dono: l'umiltà. Vedete, se l'orgoglio non mi fa riconoscere creatura, l'umiltà, la parola umiltà viene da humus, cioè da terra. E quindi nella stessa parola c'è già il significato. Per essere veramente felici bisogna essere umili. Pensiamo alla storia, ai grandi personaggi della storia. Un Hitler che nel suo dramma e nella sua malvagità è stato comunque un personaggio di cui ancora oggi, ahimè, noi ci ricordiamo. Può essere un personaggio felice? Se io dico, per esempio, Mussolini, vi viene subito l'idea della felicità? Potrei dirne un altro, Stalin. Vi viene l'idea della felicità? Ma potremmo anche andare ai dittatori di oggi. Mi fermo qui. Ma se io vi dico, per esempio, Madre Teresa di Calcutta, grande personaggio della storia, vi viene o no l'idea di felicità? Se dico, per esempio, vabbè, giochiamo in casa, è chiaro che devo dire Pio da Pietrelcina. Se dico il giudice Livatino, se dico Carlo Acutis, vabbè, sto dicendo quasi tutti i santi, ma potrei dire mamme di famiglia, papà di famiglia, persone semplici che, ecco, se dico infermieri, medici, operatori sanitari che stanno dando la vita per noi, e che molti di questi l'hanno data, ci viene o non ci viene l'idea di felicità? Che cosa vuol dire? Che la felicità non è data dal potere, non è data da quello che hai o da quello che non hai, ma è data dall'umiltà e dall'umiltà del cuore. Ma di questo e di altro continuiamo a parlare domani. Parli più a TV, dritto al cuore. Ciao!